Definitiva. Paolo, posso dirti una cosa però? Tu adesso No. stai qui a trovare incongruenze, cose, dici il vaccino potrebbe far male. Ora leggo una tua intervista dal Mattino. Ma sto parlando di cose di esperienza pratica, mia, metti capisci? Dubbi, tu stai mettendo dubbi su cose sognate. sulle quali la medicina ufficiale a livello mondiale ci ha dato già delle risposte. Vi ho detto AIFA, EMA, Food and Drug Administration, gli scienziati. Ma non è vero, ma non tu, è vero. Nella tua sennò, vita scusami, c'è un'intervista al Mattino in cui dici Brosio, tra alcol e cocaina in un'orgia mi ha salvato e rompi le balle sul vaccino. Che ha detto? Si è fatto di tutto della sua vita e lo rispetto, ma adesso rompe le balle su un vaccino. Dici, io, Paolo Brosio. Tra alcol e droga, allora, tu in un'orgia, una, persona, in un'orgia una voce mi ha salvato. Un io ho grande rispetto per le storie personali. Ho avuto un momento di debolezza nella mia vita. Tu quindi vieni, ti sei fatto qualunque cosa e ora vieni a parlare del vaccino. È una cosa incredibile, vergognosa. No? È incredibile. Sei una persona vergognosa. No, ma te lo dico con affetto. Sei veramente vergognoso. Parli di cose, capito? Che non ma sai dopo che hai ingurgitato qualunque cosa. È un po' strano, se mi permetti. Sei una persona vergognosa. Stai parlando di una debolezza l'hai di una persona sì. Che ho in quanto mi sono convertito nella mia fede, è stato un periodo circoscritto ma e limitatissimo della mia vita infatti. E tu mi vieni a rinfacciare una di queste cose su degli parlare, argomenti come questi. Sai cosa fai? Ti posso dire una cosa, Parenzo? Ti rispetto. Mi fai vomitare. Ti rispetto. Beh, guarda. Allora, te l'ho detto semplicemente perché siccome stai qui a discutere sulla validità del vaccino, ho rispetto per la tua storia scusate, per la tua vita. Allora, Paolo, mi senti? Paolo. Un minimo di raziocinio nella tua testa. Paolo. Veramente. Paolo. Mi fai pena. Allora, cioè, tu mi fai pena. Sei una persona disdicevole. Tu mi fai Paolo, pena. Capisci? Paolo. Scusami. Tu mi fai pena. Non fai pena. Paolo, un attimo. Sei un poveretto, capito? Paolo, non stiamo. Paolo, perché tu non stiamo. Se una persona in momento di debolezza ma infatti ti rispetto. Stiamo discutendo. Queste allora, cose, ragazzi, un po' fede, d'ordine. Brosio, fammi intervenire. Brosio. In quelle che le sue, sono le, la sua piena consapevolezza. Brosio. Della vita. E tu ti attacchi a questo. Brosio, una discussione non dobbiamo fare questa. Brosio. È una discussione che non dobbiamo fare perché noi non stiamo qui discutendo della tua vita privata, dei tuoi problemi del tuo passato e di nulla che riguarda la tua persona. Stiamo discutendo di opinioni su una malattia che è in corso, su una pandemia che è in corso, su un vaccino che tutti noi ci siamo già fatti, la maggior parte di noi, e continueremo a fare con una terza dose. Quello che cercava di dire Parenzo, tenendo in ballo questa cosa, adesso, che era un'altra cosa, era l'esperienza personale di ognuno di noi. Esatto. Tu hai detto io prendo l'antibiotico da tutta la vita, non sono mai stato male. Io ho fatto due dosi di vaccino, a parte la voce che è andata via, non mi sento male. Cosa vogliamo dire? Che non sono le esperienze personali il tema. Il tema è che una persona come te, che ha una capacità di comunicare molto grande e che sa parlare alle persone, se immette nel dibattito pubblico tutta una serie di dubbi, deve sapere che questo può avere un rischio, perché poi quando detto non si vaccina e se in troppi non si vaccinano, il nostro paese è meno sicuro di come le oggi, io così la vedo con grande... L'intelligenza di una persona. Capisci, Mirta? Il dubbio viene dall'intelligenza della persona. Ma a me mi viene un dubbi. Altro dubbio, allora. Perché io sto facendo una mia testimonianza di vita, sto parlando a ragione veduta, quando uno dei tuoi interlocutori, scusami, che è ospite nella tua trasmissione, si dubbi. Permette di rinfacciare io cose che riguardano detto, la mia vita privata. Io ti ho citato una tua intervista in cui ho detto devo tu che metti dubbi, io ho detto solo una cosa. È un miserabile, Parenzo. Tu sei un miserabile.